quando il reality supera la fantasia. Dopo l'annuncio della fine della relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, alcune fan dei Perletti avrebbero avuto un malore e sarebbero finite in ospedale. Fan di Mirko e Perla in ospedale? Sui social, da ore si rincorrono fantasiose ipotesi dopo la fine della storia d'amore tra Mirko e Perla. Alcuni Perletti avrebbero preso l'annuncio con diplomazia, eppure c'è la parte più fanatica, che ha reagito in modo eccessivo. Questo è l'esempio poco sano di fandom, chi confonde quanto avviene in un reality per la vita reale, facendo confusione tra i due piani e pretendendo un finale ben diverso da quello annunciato. E così, mentre alcune fan accanite dell'ex coppia si sarebbero limitate a ipotizzare i motivi della rottura, alcune manifestando delusione nei confronti di Perla, altre incredulità, altre ancora arrivando a contattare diversi personaggi coinvolti nello stesso mondo nel tentativo di far cambiare idea alla Vatiero, c'è poi chi ha preso la vicenda troppo sul personale, al punto tale da sentirsi male e finire in ospedale. A condividere la story scritta da un membro dei Perletti sono stati gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano. Nella storia in questione vengono citate due ragazze, fan dell'ex coppia, le quali sarebbero finite in ospedale, la prima sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa, la seconda sta meglio ma è distrutta. Entrambe, stando a quanto si legge, stanno male a causa della rottura. A loro insaputa, continua la story, sono svenute senza riprendersi. Sia Mirko che Perla sono stati taggati. Forse sarebbe il caso di intervenire per limitare i danni e far comprendere a queste ragazze la differenza tra vita reale e quella vissuta tramite uno schermo, che sia della TV o di un PC, smartphone.